ragazzi e bentornati qui sul canale. Quest'oggi, come avete visto, vi ho mostrato nei precedenti quello che ho mangiato. Dovrebbe essere in teoria un full day of eating. Vi ho mostrato molto rapidamente quello che è stato il pasto di tutta la giornata. Manca solo forse uno o massimo due pasti. Adesso vedrò un po'. Sono comunque le 8:26. Questo è un bel vlog dove vi parlo di alcuni cambiamenti, specialmente nella il mio nuovo programma, cioè nel mio nuovo protocollo, che mi porterà poi a settembre, diciamo, che è questo programma che concluderà il periodo di definizione, perché comunque in estate si ha il periodo di definizione. Io, diciamo, sono sempre stato in ipocalorica. Se tutto va bene, da settembre si cominceranno poi a mettere le basi per poter poi iniziare il periodo di massa. Adesso mi siedo un attimo così poi vi spiego più o meno come è il nuovo protocollo. Ok ragazzi, rieccomi. Come vedete sono tornato a casa. Purtroppo non sono più riuscito a registrare al centro commerciale dove sono andato. Ho semplicemente letto, ho finito il primo numero di Dragon Ball Full Color Edition. Mi sono guardato un po' qualche video su YouTube intanto che aspettavo che l'avvero finisse. Comunque vi mostro quello che ho comprato oggi. Prima, quella, la prima tappa è stata da Vitamix, dove ho preso il termogenico, purtroppo sempre l'Hypodrex della Satori. Mi sono trovato benissimo con sempre questo termogenico qua, ho finito, mi serviva per completare il mese di agosto e ho preso questo sempre. Poi, essendo che fa caldo, mi sono sciolte le barrette perché vanno subito in frigo. Ho preso sempre le bustine a limone di frutti, di Bolero, quelli che mi piacciono un po' di più, e ho preso questa protein bar peanut solita caramello strepitosa, questa della Nutramino Ultra Go, anche questa molto molto buona, ha dei buoni macro, non è niente male. Poi questa già presa spesso, come anche l'Enerjack, molto buona, purtroppo si è sciolta in questo caso perché vanno in frigo, e questa comunque è quella che consigliavo alla Vero, che è molto buona perché è cioccolato, avena, sazia e dà molta energia. Perfetto, poi sono invece passato da American Crunch, prima quello in via Torino, sono dovuto andare poi quello che c'è in Porta Venezia, perché quello che cercavo, avrete già visto, non c'era in Duomo, per cui mi hanno mandato poi in Porta Venezia. Sto parlando dei cereali della Risis Puff. Vabbè, io adoro il Risis, visto che c'erano i cereali volevo provarli. Poi ho voluto provare anche questi qua, che sono monoporzione, sempre di cereali, sia i Lucky Charm, che sembrano molto cicciosi visto che hanno anche i marshmallow dentro, e anche i Frost Loops. Questi dovrebbero essere semplicemente dei cereali colorati, forse aromatizzati ai gusti di frutta, sì, Fruit Flavors. Anche questi sono curioso di provarli e potrebbero rientrare nel mio ultimo pasto della giornata questi, e capirete tutto dopo che vi mostrerò le cose. Poi ho preso roba che si è sciolta con sto caldo, per cui va in frigo direttamente, la Hershey's con il burro d'arachidi della Risis, però, per cui non vedo l'ora di provarle. Poi questi, i combo, sono strepitosi. La maggior parte di queste cose verranno mangiate durante un mio cheat day. Un Pop Tarts, non li ho mai provati, questi sono curioso di provarli. Li ho presi a tipo vaniglia e cioccolato, doppio gusto. Poi sempre le Cheetos, quelle piccanti, patatine strepitose, sono come le Ponzi, però le preferisco leggermente le Ponzi. Poi sempre le Combos al gusto pizza, queste erano a formaggio, non so se l'ho detto prima. Poi ho preso sempre le Cheetos normali, classiche. Poi questo si è un po' appiattito, che è il Cinnamon Roll, io adoro la cannella. E visto che sono sempre stato sfigato sul cinnamon roll, che l'ho sempre trovato con dentro l'uvetta, visto che lì ce l'avevano senza uvetta, ne ho approfittato subito. Poi, no, si è schiacciato tutto. Mi spiace. Per cui si sarà schiacciato anche l'altro. Già. Questi qua sarebbero dei tortini al cioccolato con dentro la cremina.
E niente, vediamo se col frigo riesco a salvarli un pochino. Penso che non si salveranno mai. Dovrò tipo assaggiarli sporcandomi tutte le mani. Poi vabbè, gli M&M's al burro d'arachidi. Payday, una barretta alle arachidi che è strepitosa, ragazzi. La barretta preferita della Vero, che è la Reese's Nut Bar, molto buona. Poi i mini Reese's Puff, no scusi, i mini Reese's Cup, non Puff, i Puff sono i cereali. E poi ultima cosa, no, questa era l'ultima cosa acquistata oggi da American Crunch. American Crunch, che vi consiglio molto come posto, magari vi metterò il link del sito. E niente, ora che mi preparo un attimo l'ultimo pasto della giornata, vi spiego com'è il mio nuovo protocollo. Perfetto ragazzi, siamo arrivati a quello che è il mio ultimo pasto della giornata, questa bella tazzona di, cioè, schiscettone di latte 300 ml, più i due monoporzioni di cereali, Lucky Charm e Fruit Loops. Allora, sembrano parecchio buoni. Prima di andarmeli ad assaporare, vi dico quanto sono a livello di macro giornalieri. Sono arrivato a 2263 calorie, queste ere che provo a mangiare se questi non ti fanno bene, di cui 55,73 grammi di grassi, 297,6 grammi di carboidrati, 150,2 grammi di proteine. Le proteine sono un po' alte, in realtà sono ancora un pochino sotto di calorie, me ne mancano ancora circa 100 e qualcosa, perché adesso il mio protocollo sarà per questa settimana in normocalorica, per cui a 2450 calorie, di cui 120 grammi di proteine, per questo ho detto che le ho un po' superate oggi le grammi di proteine. Poi 54 grammi di grassi, e anche questi ho superato di un grammo, però sono stato sotto a livello di carboidrati, perché dovrei essere a 346 grammi di carboidrati giornalieri. Non essendo più abituato a mangiare tanto carboidrati, ma più proteine, è un pochino più complicato riuscire a stare in quei grammi, per cui ci sto provando. Non essendo abituato a mangiare tanti carboidrati è un po' dura. Però da lunedì prossimo, c'ho Aria che sta facendo da cameraman, e da lunedì prossimo per 2 settimane torno con l'ultimo cut. Oh, non devo muovere la mano perché c'è ragazza. Grazie, secondo cameraman. Comunque, da lunedì prossimo faccio un ultimo cut per 2 settimane. Questo per poter poi passare a settembre a rialzare pian piano le calorie per iniziare poi ad ottobre la fase di massa. Comunque, come stavo dicendo, da settimana prossima per 2 settimane passo a 1420 calorie, di cui 165 grammi di proteine al giorno, 30 grammi di grassi e 122 grammi di carboidrati. C'è questo bel taglio, sarà dura, ma non tanto dura come quando ero a 100 grammi di carboidrati giornalieri. La cosa buona è che torno a poter bere un caffè con caffeina e intanto questo bel taste test dei cereali. Buoni, tanto dolci, perché comunque quelli i Fruit Loops, essendo che ognuno in base al colore è un frutto, ha un gusto un po' forte, alcuni un po' meno, quelli proprio, però non sono male. Poi i marshmallow, le Lucky Charms sono buoni, non vedo l'ora di poter mangiare le Reese's, i cereali. Quelli saranno una goduria secondo me. Comunque, come avete visto, oh, si sta colorando il latte, figo, sta colorando di azzurrino. Perfetto ragazzi, spero che questo video dove vi ho mostrato i miei acquisti, dove vi ho anche mostrato quello che ho mangiato durante tutto il giorno e dove vi ho anche parlato di quello che è il mio nuovo protocollo alimentare che andrà da oggi fino alla fine di agosto, vi sia piaciuto. Fatemi sapere se anche voi come me amate i prodotti della Reese's, o comunque se anche voi acquistate da American Crunch o se acquistate da altri siti di snack americani. Io
Ovviamente spero che questo video vi sia piaciuto, fatemelo sapere con un bel mi piace, commentate il video facendomi tutte le domande che volete o dicendomi se anche voi amate gli snack americani. Se non lo siete, iscrivetevi al canale per essere sempre aggiornati sui futuri caricamenti e se non mi seguite ancora su Instagram, seguitemi. Io vi ringrazio ancora per la visione, alla prossima, ciao!